Cari amici vicini e lontani e anche nella via di mezzo, quindi dei vicini e lontani in questo spazio quantico inspiegabile alle moltitudini, ma anche gli amici interni. Che cosa sono gli amici interni? Sono forse voci dell'aldilà che ti comunicano cose? Secondo gli spiritisti è così. Oppure sono voci interne del tuo condominio interiore fatto di contraddizioni feroci, perché questo condominio della personalità è very important, interessant, è molto interessante. Infatti, dialogando con qualsiasi persona in chiave positiva, costei risponderà positivamente, ma posso garantire che dopo 30 secondi che se n'è andata, se n'è dileguata, cominceranno i dubbi, i sospetti e ritorneranno in moto tutti quei condomini insoddisfatti che rappresentano lo spazio interno degli uomini. È un problema avere all'interno un condominio. Perché il condominio, come potete immaginare anche da verifiche costanti, è un'aggregazione di personalità diverse. C'è quello del primo piano che è favorevole al buco dell'ozono, quello del secondo piano che è preoccupato per lo scioglimento dei ghiacci e non sopporta gli extracomunitari, quello del terzo piano, del quarto piano, del quinto piano, per cui poi quando ci sono le assemblee condominiali succede una parapiglia che non ti consente di dirimere una sola piccola questione in modo chiaro e univoco. Ecco, l'uomo è un po' la sede onnicomprensiva della disparità condominiale e c'è poco da fare, per cui come si fa a stabilire un comportamento di fratellanza reale fra gli uomini? È praticamente impossibile. In questo momento poi, dove il dominio assoluto è stato realizzato dalla paura, una paura gigantesca, onnivora, la paura di morire. Ma signori, io vi ricordo che Mussolini, con il quale non è necessario essere d'accordo o meno, non è per questo che lo cito, ovviamente come tutte le persone aveva delle cose condominiali, per cui un po' sì, un po' no, ma lo cito perché disse: è meglio un giorno da leoni che 100 da pecora. Come dargli torto? Ma per avere la forza di un leone bisogna far tacere il condominio. E come si fa a far tacere il condominio, considerando che in questa epoca storica così sibillina, ritorna questo termine, i comportamenti sono stratificati e unificati dall'impero possente dei media, il cosiddetto pensiero unico, uscirne è impossibile. Quindi, come dire, stiamo certificando stamattina che parlare non serve a nulla, a meno che, anzi, al meno che, come diceva un mio compagnuccio Carlo, noi lo chiamavamo Sgara perché aveva un pensiero fisso. E poi, nonostante numerose applicazioni, non è stato capace, per cui dopo si è sposato con una sola persona che gli ha reso la vita impossibile e lui non l'ha lasciata mai. Carlo, ti ricordi, Carlo? Eravamo quattro amici al bar, sì, anche lì io l'ho fatto prima di Paoli, quattro amici al bar, ma all'epoca più che al bar si passeggiava per alcune vie di Roma. Carlo, Enzo, Alfredo, Marcello e Luciano. Quattro perché poi Alfredo, che era mio fratello di latte, poverino, morì molto giovane a 27 anni per una malattia al cervello, di quelle che non ti lasciano scampo. Che poi era il mio fratello di latte, in quanto mia mamma, che ne aveva fatti sei,
ne poteva più. Io fui allattato dalla mamma di Alfredo, che era abruzzese. Forse per questo nel corso degli anni ho acquistato un amore sconsiderato per l'Abruzzo, avendone tra l'altro scalato tutte le montagne. Da piccolo ero e sono stato alpinista. Ed eccoci qua, oggi abbiamo sviscerato il condominio, questo fenomeno che praticamente rende impossibile la comunicazione fra gli uomini. Io la vedo nera, però poi potrei vederla gialla, poi rossa, poi verde, poi ciclamino, nello stesso istante in cui io sono nero l'altro è verde, e insomma c'è un groviglio di impossibilità comunicative straordinarie. Ma come si fa a comunicare al di là del condominio? Guardate, era una cosa semplicissima, miei cari amici vicini e lontani, sentire. Perché il condominio è il regno della mente, quella che io definirei la mente minore. Là è veramente impossibile comunicare. Ma gli uomini hanno un organo, anche un flauto, un violino, diciamo organo per capirci, straordinario, che è la capacità di sentire. E tutti gli uomini, incontrando un altro o anche un gruppo di persone o qualsiasi cosa incontrino, hanno una velocità del sentire che è superiore a quella della luce, cioè quella sensazione che ti dice con chi hai a che fare, ma è talmente veloce che noi la rifiutiamo per andare sotto il dominio di Sua Maestà, il dubbio, il sospetto. Questa mente minore ha veramente delle grandi responsabilità, impedisce la comunicazione. E voi comprendete che forse la comunicazione è la cosa più importante fra gli uomini. Se non c'è comunicazione, cosa c'è? C'è separazione, c'è odio, tradimento, vendetta, insomma quel sugo molto condito di una ineffabilità di violenza ripetitiva, ossessiva, massacrante. E pensate che i bambini sono all'interno di questa insalata. Come usciranno fuori? Ci rendiamo conto? Beh, io anche oggi non ho altro da dire, il che è falso, perché ha voglia se ho cose da dire, però c'è un tempo. E bisogna rispettare questo tempo. Ma non è un tempo che qualcuno mi ha imposto e mi sta dicendo guarda, è finito il tempo, no? È proprio una sensazione dentro di me, basta, che dici? Hai detto anche cose che forse sono di non facile comprensione, per cui il mio tempo è finito. E come al solito c'è una sorpresina, sì, non vi dico quale. E sapete perché non ve la dico? Perché sono un uomo sincero, perché ora ancora non lo so. Chiuderò questo strumento che mi riprende e arriverà, e quindi ho il tempo di inserirlo. Sorpresa, tanti auguri. Avete mangiato, bevuto i 5 minuti di sole mattutino? Sono sicuro di no. Eppure ricordatevi che l'alba regala sottili intuizioni. Sì, sottili intuizioni. A domani. M'è venuto, si chiama Passaggio, un lungo mezzo corto, un metraggio così, con cui partecipai al Festival Internazionale di Arco, che avevo vinto, e poi stranamente all'ultimo momento, non si sa come successe, assegnarono il premio alla Comencini, la figlia di Comencini, cose che succedono nel mondo, in Italia, nei paesi, nei borghi. Ed è una cosa che mi fu commissionata con una richiesta precisa. Tu, quando ero un regista emergente, un VIP, un famoso produttore, mi disse: sei capace di farmi una cosa che non ha mai fatto nessuno? E io dissi sì, ci penso. Scesi le scale, tornai e gliela dissi, e lui non ci credeva. Insomma, alla fine mi regalò
una troupe per una settimana e io lo feci, come al solito, meglio, lo facetti. Ed è interessante, interessante, interessante. E buon divertimento. È che sembra tutto complicatissimo, perché non accade. Ma se accade, noi possiamo anche parlare arabo e tutti recepiscono. Tutti, pure Puribu, tutto recepisce. Perché quello che avverte il pubblico è il tuo cuore, quello vero, il cuore del cuore. Non quello dei sentimenti, quelle sono stronzate. Il cuore del cuore, nel silenzio più profondo del tuo cuore, dove sei tu solo e non hai più nessuno che ti possa mettere nelle condizioni di sentirti in gabbia. Esplodi. E questo non è romanticismo. Questa è vita. È l'atto più crudele, una spada. L'amore degli uomini a me fa ridere, perché non hanno capito niente, neanche in questo caso. Io lo posso dire, sì, lo posso dire. L'amore vero è una spada, separa, usala. Nessuno può impedirtelo. Se vuoi, tu sei il più grande. Perché sei? Sei Sergio. Sei Sergetto. Piccolo, piccolo. E la grande forza di un uomo è la sua debolezza. Quando vuole essere forte, fa pena. Tutti sono capaci a recitare la parte del forte. Abbandonati a te stesso. Te, solo te. Fine allo strazzo del cuore e alle mille naturali iatture che la carne eredita nascendo. Ricomincia da capo e alza la voce. Essere o non essere? Però sei questo è il problema. Se sia più nobile per l'uomo sopportare i colpi e le frecciate di un'oltraggiosa fortuna che impugnare le armi contro un mare di guai e ribellandosi por fine ad essi. Non ti muovere, cazzo, vedi? Non ti muovere, resta lì. Gli occhi, tutto negli occhi, solo gli occhi, solo tutto negli occhi, tutto qua, solo là. Stop, una pausa. Silenzio un attimo. Stai là negli occhi. Solo gli occhi. Non ti muovere, cazzo. Sono gli occhi che parlano. Solo quello, vai. Essere o non essere? Questo è il problema. Mi ricordo nel 15-18, quando stavamo in trincea, nel fango, con la merda fino a qua. Oggi è tutto peggio, tutto molto peggio. Ma che ti è successo? Ma tu eri quel personaggio bellissimo, eh? E non ti ricordi, siamo partiti da Atlantide? Sì. E allora, che è successo? Non eri incarnato, eri tu addirittura che mi davi consigli? Sì. Ma che cosa vuoi? Voglio lavorare! Lavorare! Il tuo nome? Daniele Aldrovandi.